Benvenuti in questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi, dopo un sacco di tempo, torniamo a fare un episodio fuori miniera per vari motivi. Prima di tutto perché non lo facciamo da un sacco. Secondo motivo perché vi piace un sacco. Terzo motivo perché stiamo per craftare la spada di Kendall, dato che adesso che non ha le magie ha bisogno di qualcosa di potente per poter fare le missioni. E non sappiamo ancora che pietre preziose serviranno, quindi andiamo in miniera a prendere un po' tutto quello che troviamo. E il quarto motivo è che dobbiamo prendere più seriamente le pietre a forgiatura, perché ormai servono praticamente a tutti quanti, dato che ormai quasi tutti abbiamo l'arma definitiva, e di conseguenza ne servono tantissime, perché per arrivare al più 5 mio ne servono un botto. Fere è ancora 0, quindi pensate quanto ne servono. Buongiorno! Marcia è 0, Kendall sarà 0 perché la spada non l'abbiamo manco fatta. Che cavolo. Volevo fare l'entrata scenica ma non mi hai calcolato. Va bene, basta, okay. Fine. Allora, quindi dobbiamo andare in miniera a prendere un sacco di cose. Sì, però dobbiamo aspettare Kendall, che mi ha detto che ci doveva chiedere qualcosa. Ok, che fa qualcosa, bla, bla, bla. Lo aspettiamo. Prima però direi che possiamo andare da Steve, che se con 99% di possibilità ha completato la missione. Ma sì, dai. Il nostro amico Steve teoricamente passerà a livello 5. Vabbè, dai, questa era scontata che l'avrebbe superata. Lo so, Fere, ma adesso abbiamo sbloccato le missioni di grado E. E quanto ci pagano? Non lo sappiamo. Ah, ok. Però tu ti ricordi quanto pagavano le missioni di grado E? Forse no. È 25. È passato troppo tempo. Forse Steph. È 25 di bronzo, perché in quel caso ci pagherà ben 13 di bronzo. Bene, almeno compriamo il suo cibo. Allora, però fammi leggere un attimino. Rispetto alla missione di grado F, l'armatura resta uguale, ma l'arma deve fare danno 5. Però la spada di pietra fa già danno 5, quindi in realtà noi basta che le ricraftiamo l'armatura e siamo completamente a posto. Prendiamo la pelle, posso fare direttamente tutto da qua. Facciamo uno, perfetto. Facciamo, per fortuna ragazzi, che la pelle veramente ormai è l'ultima delle scemenze, quindi siamo abbastanza Step! Tranquilli. Dimmi. È arrivato Kendall, l'ho portato qui. Ma... Gli ho fatto il gesto e l'ho portato qui. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Salve. Che cos'è sto posto? Aspetta un attimo che c'è Steve che deve partire per la missione. Sì. Vuoi vederlo quando parte? Allora, praticamente lo vedi che in questo momento è poco equipaggiato. Noi lo dobbiamo equipaggiare per fargli fare le missioni. Okay? Ok. E adesso ti faccio vedere come funziona. Tu praticamente ci parli, metti le cose e se vedi lui viene davvero equipaggiato. Lo vedi? E lo mandiamo a fare le missioni avventuriero. E lo mandiamo a fare le missioni avventuriero. Vedi, adesso lui è partito. Ma che figata! E che cosa ci guadagnate? La metà della ricompensa della missione avventuriero che lui fa. Quindi quando farà le missioni di grado A, al momento fa ancora le missioni di grado E per farti capire, lui ci porterà 25 d'argento a missione. Oh! Dove l'avete trovato, Steve? Che me ne prendo uno pure io. Abbiamo fatto il negozio e abbiamo ottenuto il primo cliente, visto? Ah, ok, figata. Ho capito. Cosa ti serve? Dicaci. Sono anch'io un cliente oggi. Vorrei farmi una nuova corazza. Io ho apprezzato molto il tuo regalo, questa qua, però... Diciamo che era messa non regge molto. Sì. Tra l'altro è semirotta. Quindi ho bisogno di piedini nuovi, okay. Chest plate nuova. Ok. E voglio sapere, hai per caso un lingotto di nederite? Lingotto di nederite? Uno, sì. E quanto mi verrebbe a costare fare l'upgrade da questo diamante alla nederite? Di solito lo facciamo passare a più 15. Però 15 d'argento solo il nederite. Però ti posso dire che noi abbiamo anche gli stivaletti full riparati sempre in nederite. Tu mi stai tentando. E quanto mi verrebbe a costare tutto questo lavoro? Allora, devo fare... Che calcolo mi stai chiedendo? Aiuto. Allora, aspetta, sarebbero aspetta. Quanto 15... li vendi i diamanti? Allora, i diamanti sono 3 l'uno, quindi la chest plate costa 24. Okay, i piedini costerebbero 9, 33. 12. 12. E sono 4 diamanti, ragione, 4 per 3, giusto, 12. Giusto, quindi siamo a 36 con più 15 di nederite, farebbe 51. Per 60 ti do anche i piedini direttamente in nederite. Quindi 60 in 60 totale. E hai due pezzi in nederite e la chest plate in diamante. Sto pensando. Non è male. È una bella offerta. Devi contare che nella vita in città è rarissimo trovare gli Ancient Debris per la nederite, eccetera, mi eccetera. Mi farebbe molto gola avere quei pezzi d'armatura. Aspettate, vado a parlare con il mio commercialista, arrivo. Devo chiedere se posso permettermelo. Dove sta andando? Dietro? Pronto, me lo posso permettere. Me lo posso permettere, ragazzi. Okay. Un commercialista veramente efficace. E poi risponde subito, hai visto? Sì, è sempre lì pronto. Allora, inizio a darti piedini, inizio a darti cespleti di diamante, mentre devo prendere un attimino le ansie di 60, mamma mia, per sistemare quello che manca. Allora fammi vedere un attimino, mi pare adesso che tornerete super ricchi. Li ho depositate 60. Siamo già ben messi. Allora, sintebre, sinederite scrap. Chiudiamo questo. Servivano. Ha pure i forzieri con la chiave per farti capire. Guarda qua.
Ora quest'uomo che ha paura e non si fida di nessuno. Tu non ce l'hai la chiave, Tere? No, non ce l'ho neanche io. Ah, neanche tu? No, ne esiste solo una, non è perché non ho fiducia. No, infatti, ne esiste solo una. Non fatemi passare per una cattiva persona, per favore. Allora, sai che io in questo momento sto cercando di ricordarmi come cavolo si fa... Dai, Step! Che cosa? I piedini? No, il pezzettino di nederite. Tre nederite scrap con tre di oro. Sono quattro scrap e quattro di oro. Ah. Devi giocare di più alla vanilla, Step! Eccolo, perfetto. Allora, passami pure l'elmetto. Ah, pensavo i soldi, tieni. Andiamo qui, facciamo così. Facciamo così, ed eccolo qua. Perfetto, quindi abbiamo anche questo in nederite, due pezzi di nederite, un pezzo di diamante, siamo stati tipo super mega bravi. Grazie. Prego. Ogni volta, quante volte l'ha fatta la scena di scappare via senza pagare? Sì. Cioè, l'avrò spiegata al commercialista? Sì, è stato lui a dirlo. Vuoi sapere comunque quanti soldi abbiamo? Ho aspettato a dirtelo. Vai, perché sennò chiedevi uno sconto. Vai. Abbiamo tipo 4 monete e 50, quindi 4 d'oro e 50 d'argento. No comment. Siamo messi bene. Arrivederci. Ciao, buon divertimento. Grazie. Quel buon divertimento mi è sembrato più... Sì, molto della storia fatta ammazzare. Esatto. Una roba del genere. Steph, io comunque non ho il piccone definitivo, capisci? Questo piccone a pietra preziosa 3 è fortuna 2. Ok. Perché ovviamente in miniera ci servirà un piccone adatto. Non si può tipo mettere mending così non mi si rompe più. Dobbiamo farlo adesso? Non lo so. Se non ti si rompe oggi? No, è nuovo. Ok, allora ci pensiamo posto, domani. Domani ho anche l'altro giorno. Piccone, non so se serve qualcosa. Allora. Quello mezzo rotto, con pietra preziosa 2, fortuna 1. Allora, facciamo un attimino un recap sulla nostra situazione. Soldi, come vedete, abbiamo 4 monete d'argento in gran relax. Siamo tipo a 4,70, una roba del genere, quindi siamo veramente ricchi sondati. Mm-hmm. E qua va bene. Siamo totalmente pronti per andare in miniera, lato equipaggiamenti. Steve finalmente è passato alle missioni di grado E e di conseguenza ci porterà qualche soldino in più, che è una gran figata. E adesso possiamo finalmente andare in miniera. Sei pronta? Sì, comunque, prontissima. Dai, per Kendall non è male. Cioè, sta partendo comunque con armatura con due pezzi di nederite e il resto è diamante, infatti, zaffiro. Cioè, ragazzi, dovete anche contare che altrimenti dovrebbe ripartire con l'armatura tipo in ferro. Sì, cioè, no, secondo me è messo abbastanza bene. Se gli facciamo la spada super mega OP, non dico che torna forte quanto quando era un mago, però secondo me se no, la caverà. No, secondo me allora ci vorrà posso del chiederti... tempo. Ecco, la stavo sbagliando strada. No, perché stavo finendo, Steph, di mettere le frecce che mi avanzavano, che non mi servono più nelle casse. Sono piena di okay. schifezze. Però usa l'orologio. Allora, io mentre faccio magia di Fere. Fatto! Sium. Dove devo andare? Dove sei andato? Al Tempio Antico, ho pensato non ci siamo mai stati. Okay. È diventato giorno grazie al suo orologio magico. Un orologio potentissimo. Ogni volta devo rispiegarlo. Comunque, dimmi. Quello che volevo dire è che secondo me ci vorrà del tempo, ma tornerà comunque forte come prima. Magari con qualcosa di diverso. Esatto. Se non sarà più un mago, sarà qualcos'altro. Però secondo me tornerà comunque forte. Ci vuole del tempo, è ovviamente. Morto qualcuno appena, qua. È appena resuscitato. Ma... cos'è? Vabbè, qualche animale. Però io non mi ricordo e quindi te lo richiedo. È questo qua quello che ci dà le pietre da forgiatura, giusto? Secondo me sì. Secondo me sì. Ogni volta dico secondo me sì, ma lo sbaglio. Cosa ci serve poi secondo te per l'arma di Kendall? Non ne ho idea. Ah, bene. Perché, Fere, hai fortuna 3? Sì. No, okay. Fortuna 2 io. No, allora non toccarli quando ci sono anch'io. Cioè, quando siamo separati, prendili. Okay. Perché altrimenti perdiamo più tempo. Però quando ci siamo entrambi, lascia me. E ti volevo dire che normalmente ti avrei detto, ovviamente, le pietre di Kendall. Ma non essendo più le mago. Gemme. Le gemme di Kendall. Ma non essendo più mago, non credo che sia più così. Capisci? Si sa. Che cavolo è sto ragnetto bruttissimo? Che paura. Quindi. Hai trovato qualcosa? Ancora no. Un no, ragno. Ho visto del fumo invece era il ragno, ok. Il ragno morto. Allora, ma considera che io sto cuocendo direttamente il copper quando lo rompo. Sì, perché benissimo. Se ti ricordi ho messo anche smelter. Cioè, sono il più figo di tutti, Fere. Comunque capisci? Ne hai lasciato un pochettino indietro, Sì. Tipo uno. Vabbè, prendi. Mi dici non prenderlo. Vabbè, non succede nulla se ne prendi uno ogni tanto. Allora, nel dubbio prendiamo anche questo. Fino a quando non ci dà le pietre per ricordarci qual era dei due. Perché sinceramente non me lo ricordo più. Comunque, le pietre a forgiatura sono una bella priorità perché ci servono veramente per tutti quanti e ne servono tantissime, quindi quelle proprio ne dobbiamo farmare a bizzeffe, proprio un'infinità.
Mentre per quanto riguarda le pietre per Kendall, sarà una questione di probabilità. Allora, confermo, quello arancione è dal Tiger's Eye e mi ricordo che non è il Tiger's Eye. Di questo sono sicuro, giusto? No, era la Malachite. Vero? Ok, perfetto. Allora, sappiamo già che dobbiamo cercare di prendere il copper, quello verde. Allora, vediamo. Ma prendiamo anche qualcos'altro? Cioè, visto che ci sono anch'io, inizio a prendere qualcos'altro. Sì, tutto quello che trovo prendo. Sì. Io davvero non ho neanche una torcia. Finite tutte? Io ne ho, però... Completamente tutte finite. Siamo seri. Allora, aspetta che me le crafto. Tanto abbiamo coal per 100 anni. Facciamo così. Ce ne prendiamo 64 qua. E vediamo. Dobbiamo rimanere molto in alto in miniera se vogliamo trovare il copper, perché a questa altezza si trova di più rispetto che in profondità. Certo. Quindi per adesso rimaniamo in alto, più o meno a queste altezze. Dopo scendiamo un po', perché sapete che le cose più belle comunque sono sempre giù. E noi ovviamente vogliamo divertirci un pochino quando siamo in miniera. Allora, vediamo. Buongiorno. Qua vedo solo il copper arancione. Comunque c'è più copper arancione che copper verde. Quello che ti dicevo. Però ne ho appena ritrovato tantissimo. Allora, io sto prendendo anche quello arancione. Ok, non lo so, perché non sapendo che pietra preziosa ci serve, si prende un po' tutto. Sì, ci sta. Magari le Tiger's Eye potrebbero essere utili effettivamente. Le abbiamo usate per poche armi ad oggi. Infatti, poi anche per quello. Magari metti che te ne servono un pochettino. Poi vabbè, qualcosina ce l'abbiamo anche già a casa. Però boh, non si sa mai. Allora, qua vedo le gemme di Kendall. Anche io, appena trovate. Comunque vabbè, io le prendo sempre, che non si sa mai. Non possiamo sapere il futuro, quindi nel dubbio noi le cose le prendiamo. Allora, fatemi vedere se c'è l'altro copper qua sotto. Purtroppo no. Ne sto trovando tanto comunque a questo ritmo. Anch'io. Secondo me un po' di malachite oggi le facciamo. Guarda anche qua sopra che non l'avevo notato. Eccola! Number one! L'ho trovata pure io! Davvero? Sì, questo momento! E siamo a due quindi? Incredibile, sì, malachite, trovata col copper verde. Perfetto, bellissimo. Allora io voglio chiedere ai consulini questa cosa. Secondo voi qual è il prezzo più adatto per la malachite? Perché ogni volta sono un po' in difficoltà, quindi per la pietra da forgiatura ovviamente. Perché secondo me, per quanto è rara, considerate comunque, guardate quanto ci mettiamo all'incirca a formarne una, è più rara di un diamante. Però è difficile capire a quanto si potrebbe vendere. Secondo me dovremmo vendere più o meno come prezzo di malachite 8. Ok, quindi 8 luna, e di conseguenza quando tipo fai la pietra da forgiatura di livello 2 costa 16, perché sono due malachite. Sì. Ti piace come prezzo? Sì, no, ci può stare. Poi conta che comunque stanno diventando tutti anche più ricchi, eh. Non sì, è che siamo ai vecchi tempi che nessuno aveva. No, ma poi soldi. Comunque più 2 di attack damage perenne. Guarda, forse vale anche 10 secondo me. Steph, dimmi. Mamma mia, ho preso praticamente del Tinor. Ok. Nascosto da del ferro. Ho continuato e c'era del copper verde. Ok. Dietro in fondo nascostissimo. Ma succede spesso, lo sai che sì, sta dietro che sta nascosto. Esatto, dietro altri minerali. Buongiorno, signor Creeper. Che paura che mi hai fatto. Tutto a posto, la gestisco. Ormai Creeper, credo che anche se non paro con lo scudo non mi facciano più danno. Però non voglio scoprirlo. Allora, guardate questa tecnica. Voi ogni tanto dovete scegliere un posto e credere in Trapanator. Bam, che danno. Quindi, tipo, abbiamo marci vicino. Buoni, evidentemente. Oppure c'è un temporale. No, scusa. Mi sembra un po' troppo. Sembra un po' troppo lungo come tuono, non lo so. Cosa ho trovato? Ah no, dell'altro copper, vabbè. Facciamo vabbè. Così. Tiger size step. Crediamo vabbè in Trapanator per un attimino. Ok, e infatti, vedete? Ragazzi, Trapanator fa la differenza comunque, sul lungo termine. Opla, 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 guardate quanto, guardate quanto. Mi sa che ho trovato una citrine io invece. Mannaggia me, mannaggia. Anch'io a Tiger size, vabbè, potrebbe essere utile però. No, vabbè, doppia citrine, ma dai. No! Ho fatto piccone un po' di ferro che così torna la fortuna, bam, doppia citrine. No, ragazzi, c'è Trapanator, è devastante. Cioè, scavo un pochino e trovo subito copper verde. È bellissimo. Ottimo, vai, io non ne sto più trovando anche perché sono scesa un po' di quota. Secondo me è per quello che ne trovi più, eh. Allora, no, è che le cose più entusiasmanti sono giù, quindi dici che faccio, sto giù o sto su? Quello, non so se andare un po' più giù a cercare cose un po' più interessanti. È che al momento però ci serve quel minerale tantissimo. Sì. Quindi è difficile. Però ora sto mineshaft è molto povero, cioè pieno ovviamente di cunicoli, ma c'è solo ferro e carbone. Ragazzi, vi giuro che io non mi ero accorto in realtà di avere il copper sotto i miei piedi. Yes! Trovato. Due malachite. Ottimo. Siamo potentissimi. Allora, un attimino facciamo così.
Così sistemiamo un po' anche sto bel piccone. Perfetto, così. Risistemiamo in questo modo e continuiamo. Come va lì? Allora, ho continuato a seguire un pochettino il mineshaft e ora c'è tipo un dirupo profondissimo. È molto buio, non vedo niente, sto cercando di capire se magari c'è qualche smeraldo, qualche diamante, ma okay, non mi sembra perlomeno dall'alto. Allora, quindi non so se addentrarmi lì o se risalire. Sapete cosa vi dico? Forse che è meglio risalire. Nel nostro magnet setting ci mettiamo anche il coal, che può essere utile. Ci mettiamo i copper ingot, che comunque è utile. E ci mettiamo ovviamente la malachite. Così ci assicuriamo che queste cose comunque noi automaticamente ce le prendiamo. Ma sono davvero troppi sti fulmini. Infatti c'è qualcosa che non va. Io non so cosa succede fuori da questa grotta. Non voglio scoprirlo. Ma è qualche mob, qualche boss, non lo so. So solo che mi sembra strano che pericoloso sia Marci, Steph. Allora, durano troppo così. Davvero non ho più trovato nulla. Mi sa che è finita la zona fortunata di sto posto. Eh sì. Pure io, Steph, non trovo più niente. No. Di qui non si prosegue più. Sta andando male. Vediamo di scegliere un altro punto. Tipo, guardate questa parete. Questa parete è ricchissima. Quindi voi fate in questo. No, gravel. Non c'ho molta sbatta. Occhio, sbatta. Allora, facciamo così. Facciamo così. Andiamo un pochino in profondità. 3, 2, 1 e compare il copper verde. Pronti? Guardate. Adesso ci guardiamo attorno e non c'è un bel mazzo. Sium! Benissimo. Nuova grotta promette bene, dato che all'ingresso c'è già un pochino di copper verde. Vediamo. Ne ho trovato anch'io. Io, Steph, però ho una brutta notizia da darti. Ok. Allora, sono andata in questo nuovo posto. Bellissimo, pieno di copper verde e arancione. E ho appena trovato una tiger, sai. Ok. Però ce la facciamo a trovare delle malachiti, per favore? Vediamo. Grazie. Qua ce n'è tanto, allora, di copper verde, quindi... Questa è una bellissima grotta. Dai. Ma per ora nulla. Non vedo molto copper verde. Ne ho visto dall'altra parte, quindi non mi è sfuggito, tranquilli. Allora, è strapieno. Però quindi qua lo devo trovare per forza. Voglio esplorare un po'. Oh! Sium. Siamo a 3 malachite oggi. Mamma mia, non sto per niente andando male. Cioè, stiamo minando più copper oggi che in tutta la nostra vita. Però, sì, però va bene. Sta andando bene. Ma che posto è questo? Aspetta, ma qua è dove io ho scavato? Ma mi sono no, sono tornato dov'ero? Come? Aspetta, allora ho sbagliato strada, devo fare l'altra. Perché teoricamente sono uscito fuori, tornato in superficie, ho trovato un'altra zona e mi sono ricollegato. Aspetta, non è che magari sono torce mie? No. Sicuro? Sì, perché sì. Comunque anche io sto esplorando. Era tutto scavato da Trapanator, Fere. Ah, ok, allora sei tu per forza. No, dai, basta però. Steph, ho trovato un'altra tiger, sai, cioè, dimmi che anche queste le possiamo trasformare in pietra a forgiatura, perché così siamo ricchi. Quello sicuramente no, quindi te lo dico già. Ma io però non ci possiamo sperare che serviranno, Steph, ad altro. Ne ho 3 e poi una malachite. Tu sei sempre così. Vabbè. Allora, saliamo qua. È una bella zona, alla fine ho trovato tutte delle grotte che non c'entrano con quelle altre, che si ricollegavano da un altro punto. E di conseguenza, insomma, sto trovando vari posti da controllare senza dover utilizzare Trapanator, che poi poverino si rompe. Trapanator sta male, è un piccone che si rompe allora facilmente. Allora, anch'io sono in una zona molto particolare, però c'è tantissimo ferro e copper inutile. Vorrei puntare proprio con lo giusto. Sium! Vabbè, oggi ci pensi tu. Cioè, ho preso una roba veramente improbabile, ho detto proviamoci, non so come andrà. Ed era lei. Vabbè. Ed ottimo. Era lei. Allora, sopra mi sa che non ce n'è altro. Sono ad altezza gold, mi sa che sono troppo in basso. Aia! Ma sono caduto su del copper verde, il ma gold, è incredibile. Però mi sa che lo prendo uguale. Che cosa? Il gold. Beh, il gold sì, Magari l'arma poi è fatta col pure gold. Esatto. No, infatti, cioè, secondo me solo il ferro e le tiger side ci servono poco al momento. Infatti, il resto non lo ne prendo tutto. Più. No, non ne prendo più, anche perché mi sta capitando solo quello. E ovviamente buongiorno, signor zombie. Non è molto buono. Come sta? Bene? Spero di sì. Allora. Dai, però. Abbiamo anche questa che prendiamo sempre, che può far comodo. Buttiamo, vabbè, 2 di copper ore così, che tanto siamo guarda, tranquilli. Guarda, ma anche il tin, ti ricordi quando non lo trovavamo? Sì. Cioè, mi sta facendo venire voglia di far esplodere tutto. È pieno, trovo solo tin. Quello, guarda, se ci servisse, Steph, staremmo a cavallo. Io sono sceso, secondo me, troppo. Anche io. Perché... Te l'ho detto, altezza gold. E che era una bellissima grotta, adesso voglio vedere cosa troviamo. Invece,
Ho un brutto presentimento. Qua secondo me non trovo più del copper verde. Oh, zaffiro però. Non ci credo. Hai trovato la pietra del zaffiro? Sì. Oh, vabbè. C'era un solo zaffiro. Vabbè, eccolo qua. E proprio lei. Quindi ho fatto. Sto trovando un botto. Un blu sapphire. Ho trovato una Tiger's Eye, due Citrine e quattro Malachite. Cioè, scusatemi, mi chiamo Mr. Fortuna oggi. Oggi sì. Andiamo avanti. Di qui direi cose abbastanza inutili. Ho visto dell'oro che potremmo valutare. Io l'impressione sì, sono decisamente troppo in basso. Facciamo un attimino qua qualche picconatina per vedere la situazione. E non è male, e non è male. E noi ne approfittiamo. Io sto prendendo un sacco di oro alla fine. Facciamo così. Facciamo, guardate qua, già cotto l'oro. È bellissima sta cosa. Eccolo qua, non ci credo. L'hai trovato? Redstone. Ma pure la pietra? Sì. La ruby? Sì. Vabbè. Bene, sono troppo potente. Oddio, il piccone rotto. Sono troppo potente. Io sto più trovando nulla. Allora, vediamo. Ok, perfetto. Tanto le star ruby sono servite talmente tante volte che io ne vorrei tipo abbonda, all'infinito. Abbonda. All'infinito ne vorrei. Allora, sapete cosa vi dico però? Che adesso sono talmente in abbo che sono rimasto con mezzo cuore versus i Blades. Normale. Lui poi era abituato che era fortissimo. Esatto, esatto, è quello, Facciamo così, facciamo così. Stavo pensando di impostare nel magnet che è tipo queste cosettine qua, tipo il Nether Brick, la Blackstone, in questo momento non sono molto importanti. Quindi potremmo dire magari di prendere in automatico questo e di prendere in automatico... vabbè, non posso impostarli altro perché non ce li ho. Però adesso poi vediamo. In modo tale che siamo sicuri che almeno le pietre preziose non ce le perdiamo mai. Vediamo se troviamo anche un bel pure gold qua con l'oro. Dai che secondo me... Fatto. Basta, Steph. Per cioè, no, basta. Oggi dobbiamo fare un episodio infinito in miniera. Arrivati a un certo punto ti dico anche basta. No, ho sbagliato. Non dovevo mettere questo, ma dovevo mettere questo e tenerlo qua. Cioè... Io non ho mai avuto così tanta fortuna con le pietre preziose. È incredibile oggi. Allora, ho trovato del ferro e dell'oro. Vediamo se qualcosa ci dà. No, va bene, ma va trovata! Bene. Trovata! Ok. Trovata. Ok. Vorrei fare tantissimo una doppietta. Tipo che ne trovo due di fila, però non penso che sarà. Deve esagerare ora con le richieste, No, no, perché ne ho trovato tanto, quindi ho ancora qualche altra piccola vena da prendere. Vediamo se poi mi va bene. Ok, gemme di Kendall. Facciamo un altro po' di redstone. Perfetto. Purtroppo il 2 di fila mi sa che no. Infatti. No? Era troppo? No, però l'ho trovata. Quindi okay. Adesso riprendo anche un po' di questo arancione. Io sono in una bellissima zona di lava, è tipo stupendissima. Ed è piena zeppa di redstone. Mi sa tanto che un altro star ruby salterà fuori. Eccolo qua. Vabbè. Oh, ma cioè, che succede? Ok, che abbiamo dei picconi comunque più forti, ovviamente. No, però... no, ma è troppo, È troppo. È troppo la differenza. Quanto è proprio è la giornata giusta. Ogni tanto può succedere, immagino. Diamanti! Mancavano all'appello oggi, pure. In effetti. Ma allora sei sceso parecchio. Sì, sì, mi sono molto giù adesso. Infatti, no, io sono rimasta comunque. No, ma è per quello che infatti non ho mai più trovato malachite, Dai, che qua è pieno, però aspetta, era che... tutto nascosto. Niente. Ma me davvero? Ne volevo andare, ma è capitata una zona troppo bella. Vabbè, che sfortuna, mamma mia. L'ho presa, l'ho lootata? Vabbè, nel dubbio scendiamo lo stesso. Aiuto. Ok, salire qua. Salvo. Allora, siamo a 3 star ruby oggi, Nel mentre così, tanto per sport. Ma guardate, ma... accumula che fa sempre comodo. Assolutamente, questa miniera è anche straordinaria in generale, Cioè, è qualcosa di incredibile, guardate. Qua è pieno di copper, è il mio momento. Più. Dai, lo devo trovare per forza, è troppissimo. Però a sto punto io dico, come mai ci sono così pochi diamanti in effetti in sto posto? È un po' strano. Cioè, se pensate a quanta grandezza c'è, avevo 23 torce, allora, ok. Dai, però qui si tratta anche di ingiustizia. Cioè, porca miseria, parole è pieno. Forti, È pieno, però... Dai, era tantissimo. È la miniera più bella che abbiamo mai visto. Qualcosa guarda, di ce n'è pure dell'altro. Se non lo trovo così, per la sua fortuna. Allora, di qui scendiamo. Scendiamo. Comunque, la mia fortuna si è riallineata molto, Ho notato, non stai più trovando tantissimo. Sto trovando, ma di nuovo, esatto. Come un essere umano.
Vabbè, ci sta, però ti sei fatto comunque un ottimo bottino. No, infatti non mi sto lamentando, infatti, stavo solo si può lamentare. Constatando che adesso siamo tornati abbastanza normali. È arrivato il postino, arrivo. Steph, nel frattempo che ridi dal postino, ottime notizie, ho trovato una malachite. Ok. Vabbè, dai, dovevo trovarla per forza. Ho trovato proprio un posto strapieno zeppo di copper verde. Ce ne ho tantissimo nell'inventario, pensa te. Quindi ho detto, dai, era il momento giusto. Io invece sono finito nei meandri delle profondità da qualche altra parte. Io qua ho finito perché poi chiudeva in un vicolo cieco. Quindi bene o male quello che dovevo prendere l'ho preso. E mi rimane solo il copper arancione che ovviamente non prenderò. E va bene così. Però questo posto è incredibile. Cioè, beato tu te. Ovunque guardi c'è... ho trovato un pure gold. Ok. Ottimo. Ok, allora aspettate che buttiamo tutto per prendere altro oro. Bene, così stiamo facendo anche un sacco di oro. E pure gold siamo a 2. Allora, tra poco facciamo il recap di tutto il bottino. Sì. Perché è qualcosa di incredibile oggi. Però speravo di vedere qualche diamantino in più, nella speranza di trovare anche un bel black diamond che serve per le tue frecce. Ci siamo dimenticati di questa cosa. Che effettivamente... Anche se poi sai che io ho... Allora, non in questo zaino, mi pare in questo. 10 polveri di black diamond. Ok. Presa mi pare da qualche missione di grado A che avevo fatto. Però guarda fatto, che non è bla, molto, bla. Perché quando tipo tu spacchi un black diamond mi sa che te ne dava 64. No, allora sei pochissimo. Quindi non è pensavo che pensavo sarebbe stata un po' più utile invece. Una roba devastante. E niente, è stupendo sto posto. Mi vorrei salvare la miniera, tipo vorrei metterci un waypoint di quelli lì, insomma, e poterci tornare perché è veramente la miglior miniera che ho visto negli ultimi tempi. Cioè, ovunque vado ci sono nuovi posti in cui io posso andare. E questa cosa è assurda. Allora, tra l'altro sto facendo un po' tutti i tipi di ingot, sia perché non mi ricordo se questi droppano e sia perché magari servono in generale prima o poi per fare qualcosa, per craftare qualcosa. Quindi ho detto, boh, li prendiamo, tanto li faccio direttamente trasformati, quindi non c'è problema. E è infinito. È qualcosa... detto un sacco di volte. È perché, cioè, non ho mai visto una roba del genere. È la miniera più grande che abbiamo mai trovato. Che ho trovato, perché per non so neanche bene dov'è. Ma neanche io so dove sei tu, quindi. Allora, altro oro, bene così, bene anche questo, bene la redstone, bene anche qui, così. Facciamo in questo modo, ci giriamo, prendiamo anche questi. Sium, 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 perfetto. Qui c'è solo ferro, l'oro devo continuare a prenderlo buttando stone tutto il tempo. Però di qui almeno ho trovato un vicolo cieco. Allora, ma tu non riesci in nessun modo a trovarmi? Ci posso provare, perché bene o male... Considera che sono in un burrone abnorme che ha un mineshaft di, della zona del deserto, ok, sopra la mia testa. Ah, però ho capito, mi pare. Quello... Ci sono torce? Ma non... Sì, nel mineshaft sì. E allora sono quelle che ho messo io prima, credo, se è quello. E allora, teoricamente, io sono sotto quella zona. Ah, ma l'ho visto quel burrone, mi pare. Che ti ho detto, ti ricordi? Che te l'ho detto prima. Sì. Sotto il mineshaft c'è un burrone, bla bla bla. Sicuramente è quello. E io sono là. Devo capire come tornarci. Devi capire come tornarci. Io ti aspetto, tanto non mi muovo. Fino a quando trovo così tanto. Però allora, non dovrei essere esageratamente lontana, perché poi da lì mi sono spostata in altre zone, quindi un po' devo riseguire tutta la strada che ho fatto a ritroso. Ok, credo di essere finito in un postaccio, ovvero totalmente in un posto chiuso. Esattamente. Voglio andarmene di qui. Trapanator, dammi una mano. Opla, opla. Altra gemma di Kendall che non ha dato nulla. Certo che la gemma di Kendall comunque, per fortuna, che credo non ci servirà, perché è veramente rara. Sì. E trovare quindi la pietra preziosa non è per niente semplice. Infatti credo che ne abbiamo tipo 3 da parte, che sono pochissime considerando quante gemme abbiamo. Da allora, Steph, parte. Buone notizie. Ho ritrovato il mineshaft con il deserto e ci sono delle torce. Quindi o io o tu ci siamo già passati. Ok. Vediamo se riesco a beccarti. Io sono tutto allora. Giù nel burrone. Infatti sto cercando di ritrovare il burrone, quindi un attimino mi muovo nei cunicoli. Ah, qua sono tornato nell'altro mineshaft. Ok. Ecco il burrone, vedi che avevo ragione. Sì, questa zona ci sono già passata. Se acqua scendi. Ci sono già passata, queste torce le ho messe io. Però devo cercare di capire dove sei tu, perché il burrone è gigantesco. Giù dal burrone. Ma, cioè, tutto. Giù, giù, giù. Mi butto e basta. Io ti vedo pure. Ah, ok, perfetto, perfetto. Sì, sì, le ho messe io queste torce comunque. Sono quasi sicura, poi non so se magari non mi ricordo, però. No, io lì non sono stato, quindi sei stata tu per forza. Sì, le ho messe cioè, io. Cioè, è stato un mob. No, mi ricordo questa zona, quindi avevo ragione. Te l'avevo detto che dovevo ritrovare quella. Ah, eccoti, perfetto.
Non ti vedevo ancora, quindi non capivo. Perfetto. Allora, tieni. Vorrei recuperarmi l'acqua, ma vabbè, pazienza, dai. Tanto la riprendo da un'altra parte. Ci siamo? Sì, stavo guardando un pochino. Qua, te l'hai presa la return? Sì, te l'ho lanciata per terra. Sì, presa. Allora, sto guardando un attimino. Io il burrone l'ho esplorato pochissimo, l'hai fatto quasi tutto tu. Perché okay, ho detto ok, scendo troppo, quindi risalgo. Vai, torniamo, torniamo a casa. Allora, ok, eccoci. Bellissimo. Dove cavolo siamo? In realtà non lo so. Pergamene sono la vita. Fairy Kingdom, eccola qui. Eccoci qua, eccoci qua. Olè. Che roba comoda. Ok, dov'è casa nostra? Sono... vedi, sì. Mia... perché ogni tanto non mi carica le cose appena torno, quindi non vedo nulla, esatto. E dico dov'è, eccola. Allora, facciamo un recap. Sì, vai. Fammi controllare che ho tutte le pietre preziose. In realtà posso dirti il mio, perché non è così tanto grande come bottino. Allora, passamele tutte. Allora, tieni 3 di malachite e 3 tiger's eye. Queste sono le uniche cose che ho trovato. Ok, allora vado. Vai. 7 malachite. Oh, bello. 2 citrin, 4 Tiger's Eye, 1 Blue Sapphire, 3 Star Ruby e 2 Pure Gold. Bellissimo. In una sola giornata. Bellissimo. È tanta roba. Ma mettiamole a casa così vediamo poi tutto il bottino. Adesso le mettiamo a casa e vediamo tutto il bottino. Dai, che bello, vediamo tutto quello che abbiamo. Calmati. Vai, apri. Allora, opla, ok, guarda pure. Sì. Ok, adesso aspetta. Avevamo una malachite, quindi ne abbiamo 8 adesso. Tacchete. Eh sì, guarda. Tacchete. Adesso prendo tutto il resto. 1, 2 and 3. Quindi 10 Tiger's Eye, 10 Citrine, 8 Malachite, 10 Star Ruby, 3 Shadow Gem, 9 Pure Gold, 1 Jade, 1 Moss Agate e 3 Blue Sapphire. Siamo messi molto bene. Sì, speriamo che siano utili anche per l'arma di Kendall. Assolutamente sì. Sarebbe veramente sfiga se non abbiamo preso le cose utili. Deposito un po' tutti questi lingotti che abbiamo preso oggi. Le pietre, cioè le gemme di Kendall invece di solito le tenevo. Che cavolo ho appena depositato, non ho visto. Non lo so, Steph. Ho depositato qualcosa di sbagliato, ma non so quale di queste cose. E, ok, qua nell'inventario poi dovrò sistemare 2 cosettine in croce. Però siamo messi molto, molto bene. Questo l'ho richiuso, perfetto. Direi che ci possiamo fermare così. Episodio miniera super produttivo e sono molto, molto contento. Prossimo episodio ci enchantiamo ulteriormente, quindi ci potenziamo un pochino. Probabilmente vendiamo qualche potenziamento per l'arma e qualcuno magari lo utilizziamo proprio noi. Vediamo un pochino come gestirci questa cosa. E per questo episodio della vita in città è tutto. Ciao ciao! Ciao ciao!